Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il Grande Fratello VIP, anche abbreviato in GFVIP, è stata la versione VIP del reality show Grande Fratello, trasmesso in Italia su Canale 5 Decalitro 19 settembre 2016 al 3 aprile 2023, e prodotto dalla Endemol Shine Italy. I protagonisti del reality sono state persone conosciute, VIP, divise equamente tra uomini e donne, che hanno condiviso la propria vita quotidiana, riprese 24 ore su 24 da una serie di telecamere. A proposito di ex Geffini, è arrivata una comunicazione flash su Oriana Marzoli. L'influencer ha deciso, dopo tutto il pasticcio successo, con il suo ex, Daniele Dal Moro, di lasciare per sempre l'Italia. La donna tornerà in Spagna, dove vuole crearsi una nuova vita, lontana dai ricordi del suo ex, con un annuncio social. La Marzoli ha così comunicato: quest'anno è la prima volta in vita mia che, nonostante avessi la possibilità, non sono praticamente andata in vacanza. Ho passato molto tempo tra Milano e Madrid senza andare al mare. L'unica volta prima di Ibiza è stata in Sardegna, ma ero lì per lavoro, e in più sono successe una serie di cose che hanno rovinato l'atmosfera. Dopo 5 mesi passati all'interno della casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno. Ma quest'anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l'appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid. L'ex vincitore del Grande Fratello, Alberto Mezzetti, è passato in un attimo dalle stelle alle stalle, se possiamo metterla così. È stato completamente oscurato ed esiliato, dopo aver vinto la 15 gradi edizione del GF, in quanto nessuno l'ha più chiamato, neppure Barbara D'Urso, per la quale sembrava provare una forte attrazione. Il Tarzan del reality, come era stato soprannominato, per via dei suoi capelli molto lunghi, ha dichiarato di non trovare lavoro in Italia, ma in Brasile sì.